Io ci riprovo nel caso, eh. Devo essere velocizzare la situazione, io. Non puoi fermarti. Aspetta. Vai. Fai bene a temermi. Ma nessuno ti teme, se lo devo. Ok. Quanto credi di poter continuare così? Beh, dai, un'altra mezz'ora. Sarebbe il momento perfetto per infilargli Truppo proprio il. astuto, ma inutile. La lama celata in gola. Sarebbe proprio. Sai, nel momento di perfezione assoluta. Dai. Non puoi fermarmi. Via. Picchiamolo tutti insieme. Altrizio. Rendetevi utili. Ti farò a pezzi, assassino. Ok. Ok. Finita, Rodrigo! Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida. Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? Vediamo di scoprirlo. Scusa. Trova il passaggio segreto. Ok. Andato. Mai lo finiamo direttamente nello stesso video. Al massimo poi lo monto nel caso dovesse risultare troppo lungo. Finita, Rodrigo. Niente più trucchi, niente più antichi manufatti, niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. E va bene, se è questo che vuoi. Siamo per fare a Che cazzotti cos'è con che il fuori padre. dalla cripta, Rodrigo? Non sai che cosa è custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande, potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio! Lì dentro c'è Dio! E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Beh, non sarebbe così logico. Un'azione più logica che un regno nelle nuvole, ne conviene? Circondato dai cori degli angeli. Ma è deliziosa, certo. Ma la verità è mille volte più interessante. Supponiamo che io ti creda. Che cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa.
Non voglio approvazione. Voglio il potere. E credi che vi rinuncerà? Qualunque cosa avvenga oltre quel muro non potrà resistere al bastone alla mia. Sono creati apposta. Dio dovrebbe essere onnisciente e onnipotente. E tu credi che due vecchie reliquie possano nuocermi? Tu non sei nulla, ragazzo. La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro. E bada bene, è un libro scritto da uomini. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Non ti facevo così ingenuo. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso, mi dava il potere. Tu pensi che io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne, superstizioni, come ogni altro testo religioso scritto negli ultimi 10.000 anni. Oh, ti stai alzando. Non puoi. Non puoi. È il mio destino. Il mio. Io sono il profeta. Non lo sei mai stato. Falla finita allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescat in pace. La cripta. Ora sentiamo tutto. Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola per renderti grazie. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete gli dèi. No, non dei. Siamo solo venuti prima. Anche mentre camminavamo sulla terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci. Lasciaci comunicare. Ascolta. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi, che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo,
Il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo. E mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo. E il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto. Ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Ezio Boeno, ha capito un cazzo. Completamente spaesato. Ma che cazzo? Che sono? Mezza, sì, l'avevo detto. Beh, manca ancora una parte. Abbiamo meno di 10 minuti. Mi serve prima... l'equipaggiamento. Pronti ad andare prima che... Desmond? Sì, sì. Va bene, Sean. Voglio che tu e Rebecca sgomberiate tutto quello che c'è qui e lo carichiate sul furgone. Tu e io ci occuperemo dei templari. Cosa? Sono qui? Sapevamo che prima o poi ci avrebbero trovata. Anzi, mi sorprende che ci abbiano messo tanto. Andiamo. Vai. Allora, qual è il piano? Ce la battiamo da qui e poi... C'è un'altra casa sicura. Abbiamo compagnia. Il furgone è poco più avanti. Non dimmi che hai fatto davvero le scale. Signor Miles, che piacevole svolta, del tutto inattesa. Temevo che avrei perso molti altri uomini per trovarvi. Che gentili a risparmiarmi la fatica. Che cosa vuole, Vidic? Che torniate a casa. Ci siete mancati. Abbiamo così tanto lavoro da fare tutti assieme. Non succederà, Warren. Purtroppo continua a deludermi, signorina Stillman. Le ho salvato la vita una volta, se lo ricorda? Ed è così che mi ripaga? Mi ha salvato solo per continuare i suoi esperimenti, distruggendo la vita delle persone. E per cosa? Oh, la solita frusta obiezione. E dire che, se ben ricordo, lei era dalla mia parte. Le sue mani sono sporche del loro sangue, quanto le mie. Devi assolutamente fermarlo. Ci provo. Ok. Ok. Ma io volevo picchiarvi, ok. Vai. È un modo meraviglioso per farti vedere tutti i titoli di coda, questo. Sempre adorato. Ok.
Dai. Ti prego per le persone che non hanno visto tutta sta parte. Ok. Aia. Andata. Ma stiamo vincendo noi, Warren. Ok, che non è il top, però stiamo vincendo noi. Siamo io e lei da soli, a quanto pare. Si goda pure la vittoria, signor Miles, per quanto è finita. Desmond, dobbiamo andare! Eccoti, avanti, aiuta Lucy a salire. Su, svelto, dobbiamo andare! Avrai la tua vendetta, Desmond. Warren farà la fine che merita, te lo prometto. Che succede ora? Dove andiamo? C'è un capanno a nord. Là saremo al sicuro, almeno per un po'. Devo analizzare i dati della tua sessione per capire cosa succede. E poi? Ecco fatto, ora sei collegato. Ci aspetta un bel viaggio. Ho pensato che nel frattempo volessi dedicarti a Baby. Bene, ma ho qualche domanda prima. Che cosa diavolo era quella nella cripta? Quello che hai visto conferma i miei timori. I Templari non sono il vero pericolo, proprio per nulla. E qual è allora? Il sole? Cosa ci farà? Brucerà la terra? Ne dubito, ma... non so. Ultimamente si è parlato dell'indebolimento del campo magnetico terrestre. Basta un'eruzione violenta per invertire i poli e l'orientamento geomagnetico. Almeno in teoria, ma se accadesse, la terra diventerebbe geologicamente instabile. Molto instabile. Sembrano vaneggiamenti di pseudoscienziati, ma... è certo che una catastrofe avesse colpito gli uomini della prima civilizzazione. E quella donna, come si chiamava, Minerva, giusto? Sembrava convinta che sarebbe accaduto una seconda volta. Cioè, in ogni caso, siamo fottuti. Non saprei. Andiamo avanti coi video. E tu continua a scavare nei ricordi. Potresti scoprire altro. D'accordo. Sarà bene che inizi. Ma non gioco della Madonna. Porca di quella puttana. È un gioco della Madonna. Questa posso anche schippare ormai. Beh. Che dire, amici? Questo era uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto. Assassin's Creed 2. Io vi ringrazio per averlo visto con me. Vi ringrazio tanto per averlo visto con me. Ci vediamo lunedì prossimo, quindi, con un'altra serie. Cosa? Non lo so. Sto pensando in realtà se fare il Jabba the Hutt. Ma nel frattempo, questo è il secondo. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che vi gasi ed emozioni tanto quanto a me. E ci vediamo davvero con. Una prossima serie. Chiudo la registrazione.